Un saluto, sono Nick e ho ricevuto un commento interessante su uno dei miei video circa 11 ore fa da un utente dal nome Joe Mama che ha scritto questo. Questa è una prova reale della terra piana. Exalt Wireless ha un prodotto chiamato Explore Air, una piattaforma di trasmissione microonde chiamata linea di vista. Sotto il video ho scritto l'intero commento. Questo prodotto è un collegamento sulla linea di vista microonde, praticamente una linea diritta sull'acqua, mar Mediterraneo, ed un ricevitore dall'altra parte a 235 km. Dovrebbero esserci oltre 4 km di curvatura, ma questo collegamento a vista è installato a meno di 15 metri di altezza da ambedue le parti. Scrive: oggi ho parlato con loro per confermarmi di questo e non è scaturito alcun perché. Ho detto che sono rimasto impressionato da questo risultato e che volevo imparare di più sul sistema e l'installazione. È una pubblicità. Una linea diritta di oltre 235 km d'acqua pari a 146 miglia da un punto all'altro senza ripetitori. Se volete controllare andate su www.exaltcom.com, questo è il sito. E poi ho trovato l'articolo originale che il signore ha postato al riguardo. Dice che crede che ci sia un record di 235 km sull'acqua. Ora, per quale motivo dicono sull'acqua? Per me è perché l'acqua è sempre a livello. Se guardate tutti gli altri video di questo canale capite perché credo che la Terra non sia un globo. È perché l'acqua cerca sempre il suo livello. Questo è un ulteriore articolo che conferma che il sistema a microonde Explore Air LR 7 GHz effettua un collegamento con un punto di accesso posto a 235 km, circa 146 miglia. Quello che ho trovato interessante cercando nelle trasmissioni a microonda è che ho trovato un articolo che parla scientificamente di come funziona. E qui c'è un semplice schema che mostra come funzionano le antenne dalla parte ricevente e dalla parte trasmittente. Quello che ho trovato interessante è in questa parte qui. Oltre al collegamento con le antenne c'è un altro elemento vitale nella comunicazione a microonde, il percorso del segnale attraverso l'atmosfera terrestre. Un percorso chiaro è fondamentale per il successo del collegamento microonde. Perché? Poiché le microonde viaggiano essenzialmente in linea retta, gli ostacoli creati dall'uomo, compresa la possibile realizzazione in futuro che potrebbero bloccare il segnale, devono essere superati da alte strutture di antenne per evitarli del tutto. La trasmissione microonde viaggia in linee diritte. Perché è importante questo? Se andiamo su metabank.org c'è il calcolatore di curvatura dove possiamo inserire diverse variabili. Per prima, la distanza da dove hanno fatto la trasmissione di 146 miglia. Secondo i commenti del canale, il portavoce dell'azienda ha detto che non erano più alte di 15 metri. Pertanto assumiamo che siano stati 50 piedi, ovvero 15 metri. Quello che ci dice qui è che dovrebbe esserci un arco fra la prima antenna ed il ricevitore di 3500 piedi, un chilometro. E quello che è più importante fra l'antenna trasmittente e l'antenna ricevente è che dovrebbe esserci un abbassamento di 2,7 miglia, pari a 4,3 chilometri. Questo sito web vi dà una semplice visualizzazione di come dovrebbe essere. Questa dovrebbe essere l'antenna trasmittente che hanno posto a Cipro, dove hanno trasmesso in linea retta e secondo la teoria della Terra a globo avrebbe dovuto colpire l'orizzonte proprio qui. E l'antenna dalla parte ricevente dovrebbe trovarsi a 2,7 miglia o 4,3 km sotto l'orizzonte visibile. E l'arco qui nel mezzo, se ricordate, dovrebbe essere di 3500 piedi o un chilometro, che dovrebbe sormontarlo. Pertanto la trasmissione del segnale microonde su un globo è assolutamente impossibile. Questo è quello che credo sia accaduto realmente. Abbiamo un corpo d'acqua che è a livello perché l'acqua cerca sempre il suo proprio livello. Abbiamo inoltre due isole, l'isola di Cipro, raffigurata a sinistra, e il Libano, a destra. Hanno installato due torri, è stato confermato dal portavoce, non più alte di 50 piedi, 15 metri, sulla costa delle due spiagge. Hanno poi trasmesso il segnale da una distanza totale di 146 miglia, pari a 235 chilometri.
E questo è possibile solo sopra un corpo d'acqua a livello.